Tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come fare dei screenshot in aree selezionate dello schermo, anche registrare lo schermo con una semplice estensione sia per Chrome che per Firefox. Io vi lascerò il link di Chrome, però per cercarla su Firefox basta andare su componenti aggiuntivi e fare cerca e scrivere Nimbus. Noi qui aggiungeremo l'estensione a Chrome e poi andiamo a vedere appunto come funziona questa bellissima estensione. Estensione, schiacciamo su Nimbus e qui facciamo parte visibile della pagina, ovvero tutta la pagina, poi un frammento, cioè una parte della pagina, un'area selezionata, quella che scegliamo noi, poi la finestra del browser, oppure fare uno schermo totalmente nero per fare uno scherzo con un amico, diciamo, oppure anche registrare un video. Noi vedremo adesso come fare un'area selezionata, che è quella più bella, più utile, diciamo. Un attimo, qui selezioniamo l'area della pagina che vogliamo scegliere, facciamo così. Calibriamo, ecco, questa parte che si aprirà sarà questa bianca, sarà la parte selezionata da noi. Quindi noi la selezioniamo e poi facciamo, possiamo scrivere naturalmente. Nimbus, infatti, è un'applicazione molto bella. Possiamo scrivere, fare tante cose, diciamo. Questa è la nuova versione aggiornata 2017. E qui chiudiamo naturalmente. Possiamo scrivere, guardate, salva su Nimbus, cioè salvarla sul cloud, salvarla su Google, stamparla. Possiamo invece salvare l'immagine, naturalmente, che è la cosa più comune. E scriviamo ad esempio ciao, scriviamo un commento qui sotto, diciamo, commenta e carica, per caricarla appunto sul Nimbus Note, che è come un Facebook fatto di screenshot. Invece quella che facciamo più spesso è salvare, facciamo save, scusate, salva come immagine. E poi qui ci chiederà come salvare l'immagine. E questo è tutto ragazzi, questo è un video molto veloce, molto bello. Lasciate un like, link in descrizione, sia per Firefox che per Chrome.